Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti a questa ultima puntata del 2015, una puntata prenatalizia, sì, perché oggi è martedì 22, fra due giorni sarà Natale e naturalmente noi non potevamo che fare una puntata in clima natalizio. E allora, cosa c'è di meglio di un bel presepe per rappresentare il Natale? E come vedete qui al mio fianco ci sono dei rappresentanti di un presepe vivente molto bello che piace tantissimo, che vive da 11 anni a Torrette, e sono i figuranti del presepe vivente di Torrette, che anche quest'anno si presentano puntuali all'appuntamento col loro pubblico, con i loro amici affezionati che naturalmente lo hanno visitato gli anni scorsi e che vorranno rivisitarlo anche quest'anno, perché non mancano le novità, ma di questo ne parleremo fra poco con loro più compiutamente. Insomma, adesso c'è anche una figura un po' diversa. Come mai non è vestito lei? Perché non si è vestito? Io non è venuto svestito. Svestito. Sì. Degli abiti non a tema. Non figurante. Sì, io sono qua soltanto come, diciamo, rappresentante della Torrette Promotion, che è un'associazione che, diciamo, opera nel territorio di Torrette, e normalmente noi operiamo, diciamo, in ambito turistico, quindi durante l'estate. Estate. Però è da diversi anni che appoggiamo questa fantastica, dico fantastica perché è veramente bella, edizione del presepe, perché è un qualcosa che caratterizza e comunque sia è Torrette, ecco. È rappresentativa di Torrette. A noi ci piace, a noi abitanti ci piace molto, è molto sentita, per cui non potevamo non far parte, non aderire, diciamo, a questa fantastica iniziativa. Ecco, diciamo che poi insomma, il clima turistico va anche, insomma, procrastinato un po' nel tempo, non solo cercare di limitarsi al periodo estivo, ma se ci sono momenti anche diversi nell'arco dell'anno, soprattutto anche nell'inverno, che sono giornate chiaramente per chi vive a ridosso del mare un po' così morte, però insomma magari si può catturare qualche turista, qualche persona che magari poi dopo nell'estate a seguire può anche, certo, essere invogliato a venire a passare qualche giorno a Torrette e magari il là gliel'ha dato il presepe. Certamente, infatti l'idea sarebbe bellissima, soprattutto, ripeto, questo presepe può obiettivamente portare delle persone nel nostro territorio, a conoscere il nostro territorio e poi magari, perché no, riportarcelo durante la fase estiva, quando poi tutte le attività sono, diciamo, nel pieno, esatto, della loro attività. Attività. Va bene, dopo con Cristian Zagaglia, che è il presidente dell'associazione Torrette Promotion, faremo altre due chiacchiere dopo, però insomma io voglio subito interpellare i figuranti. Innanzitutto, chi siete? Da dove venite? Un fiorino? No. Cosa rappresentate, insomma? Autopresentate. Io sono una poveraccia. Che detto così è bruttissimo. È bruttissimo. Vabbè, vabbè. E una popolana, insomma, che il mio mestiere è quello del mugnaio, un mestiere ereditato dalla mia famiglia, e quindi mi troverete, insomma, con mio padre nella mia attività, immersa in quello che è il clima del tempo, insomma. Quindi calata in questa parte. Oh, sono una ventina le scene che animano il presepe vivente, che si, insomma, snocciola lungo un percorso che quest'anno avrà una variazione, lo diciamo per quelli che hanno visto le passate edizioni. Ecco, che novità c'è quest'anno sul percorso? Beh, il percorso è stato cambiato innanzitutto, si muove in maniera diversa rispetto agli altri anni. E la novità principale è quella che praticamente non ci sono più dei quadri statici, cioè nel senso i figuranti non sono più fermi nelle loro capanne, ma entrano nel vivo, quindi ci sono delle vere e proprie scene, si muovono lungo il percorso e entrano non in contatto con le persone che vengono a vederci, ma è il pubblico stesso che un minimo si ritrova ad essere immerso nel clima del presepe. Ecco, quindi è un percorso nuovo che si è... Nuovi mestieri, ci sono botteghe nuove, quindi sì, ci sono situazioni sì. nuove.
Bene, e naturalmente questo verrà animato anche da persone che insomma avranno una certa movimentazione. Dei passeggiatori, insomma, che al tempo erano tantissimi, no? I mercanti che comunque concludevano trattative nella strada. E ecco, questo è quello che quest'anno abbiamo deciso di, come novità, di presentare. Di presentare. Però diciamo la location madre, il luogo madre è sempre quello. Rimane la pinettina quello. Di... Sì. Quale posto migliore di quello lasciato? E infatti siete un po' agevolati in questo, sì. Ditelo. Sì, che siamo affezionati. Il luogo gioca a favore vostro, sì, perché si presta molto. Ecco, vediamo le immagini delle passate edizioni, effettivamente insomma c'è da fare poco ad lì. Ad hoc. Almeno su quell'aspetto c'è da fare poco. Allora, interpelliamo gli altri tuoi colleghi, che uno in particolare mi sembra che anche l'anno scorso facevi la stessa parte. Sì, sì. Ti è venuta bene, insomma. Sì, infatti sono stato apprezzato l'anno scorso, ti ricordi, non so, lì che dicevamo che era il primo anno dopo 10 anni che facevo il presepe, è stato il mio debutto nella società romana come Patrizio, il direttore artistico del presepe, diciamo così, è stato colpito dalla mia performance e quindi eccomi di nuovo qua nel ruolo del Patrizio. E tra l'altro devo dire che anche la scena dei Patrizi è stata anche quella rinnovata, sono stati aggiunti nuovi particolari proprio per ritornare sempre più nel clima dell'epoca. Ecco. E come tutte le cose che insomma hanno una certa animazione, insomma, subiscono un'evoluzione, un miglioramento man mano che le cose insomma, vanno avanti, le edizioni si susseguono, quindi insomma dalle prime edizioni insomma, è migliorato tanto e si è arricchito tanto, no? Immagino sicuramente. Io le prime edizioni infatti, non le ho viste, però insomma. Prendo spunto per dire che appunto abbiamo fatto una ricerca delle foto degli scorsi presepi e guardandole e scorrendole abbiamo visto proprio l'evoluzione che c'è stata anno dopo anno, la crescita e vedendole ecco, col senno di poi ci ha fatto veramente piacere, ecco, tornando a quello che appunto sostenevi. Quanti siete ad animare il presepe? Più o meno siamo un centinaio di figuranti, come dicevi tu, divisi su una ventina di scene, comprese poi le interazioni che andremo a compiere quest'anno all'interno del percorso. Ecco, da che ora si inizia ad affluire da voi? Allora, sarà dalle 17.30 alle 19.30. Chiaramente l'ora del crepuscolo. O perlomeno, diciamo così, che alle 17.30 ci sarà forse la parte migliore, perché siamo al tramonto, ormai il sole è tramontato, ma già dalle 16.30 apriamo i cancelli, per chiarezza. Ecco sì, diciamo che alle 16.30 c'è sì. Però chiaramente col crepuscolo poi è tutto molto più bello. Immagino che ci siano torce, fuochi. Esatto, insomma, proprio questo. Per questo. 17.30 secondo me, dalle 17.30 in poi è proprio il più bello, il clou. Però ecco, dalle 16.30, anzi solitamente c'è gente che aspetta alle 16 già pronta per entrare, però... quindi questo è... Questi sono gli orari. Le giornate sono, vabbè, sabato prossimo, quindi sabato 26. 26, e poi vi riproponete? Il 6 gennaio. Il 6 gennaio. Sì. Sempre gli stessi orari, 16.30, 19.30. Nello stesso orario. Ma nel frattempo, al 6 stanno sempre lì loro? Sì, sì, gli lasciamo. Gli portate da mangiare? Sì, sì, gli portiamo da mangiare, gli lasciamo chiusi dentro. Sì, non vanno via. Siete sicuri che lì che stanno? Che rimangono lì. Che rimangono. Questo, insomma, bisogna rendervi merito come associazione, che sostenete anche un gruppo di ragazzi, di giovani, di persone adulte che si impegna per dare un qualche cosa, un valore aggiuntivo a Torrette. No? Infatti più che il merito nostro, il merito è tutto loro. Noi vi assicuro facciamo pochissimo, quasi nulla a confronto di tutto quello che fanno loro, dell'impegno, della volontà, della dedizione, del tempo che dedicano proprio a questo progetto, ma non soltanto loro, ma dietro c'è tutto un lavoro anche di persone che organizzano le capanne, preparano i percorsi, le staccionate, i mestieri.
Cioè è veramente un qualcosa anche che unisce anche una località a livello umano. Una comunità che lavora tutta. Esatto, una comunità che lavora su un progetto. Poi naturalmente come in tutte le cose c'è chi lavora un po' di più, c'è chi lavora un po' di meno, però l'importante è che ci sono comunque delle figure importanti che trascinano poi tutti gli altri. Portate. Sì, perché insomma adesso abbiamo detto chiaramente che i figuranti sono un centinaio che sono lì in quel momento impegnati nella rappresentazione, però per me allestire, per fare, per creare, ci sono mesi, insomma, poi anche materialmente, sì, insomma, sì. Gente che insomma abbia mesi di lavoro, cioè inizia molto prima, non è Natale in sé, ecco. Ma si parte da quando iniziate prima a mettere mano al presente? Da ottobre, sì. Però insomma, con nuove ambientazioni, c'è una continua ricerca, insomma, di nuovi mestieri, sempre andare a ricercare qualcosa che sia più veritiero possibile, una ricerca nei costumi, una ricerca nelle ambientazioni, perciò ecco tutta la macchina che c'è dietro, non è soltanto quelle ore del pomeriggio, ma è proprio tutto il lavoro che c'è dietro. Perché fate delle, ci sia un filologico anche storico preciso, insomma, non che non ci sia l'improvvisazione, insomma, immagino, no? Nella ricerca anche dei mestieri, delle cose. Bene, e voi che insomma siete in questo bel contesto, insomma, quando siete lì vi immedesimate un po'? Assolutamente, sì. Certo, è quello il bello, no? Cioè, molto, oltre a tenerci, perché comunque, come diceva anche Christian, essendo noi della comunità, anche come giovani è bello farci sentire, farci vedere per la comunità stessa, e anche perché per altri impegni magari non riusciamo a partecipare alla preparazione materiale, però immedesimarci in quelle ore, sentirci anche noi in un po' dei figuranti è un'emozione comunque. Emozione, certo. Sì. Vabbè. La consorte del Patrizio è dotata di apparato vocale? Sì, buonasera. Bene. Come si trova nei panni della consorte di codesto? Ma in realtà io non sono proprio la consorte del mio collega. Sei una consorte. Sì, esatto. Noi partecipiamo come ricchi romani e ci troverete alla fine del percorso, ma come anticipavano appunto i miei colleghi, troverete tante novità anche nella location in cui siamo situati noi. Senza svelare troppo, diciamo qualcosina che possa stuzzicare un po' la fantasia delle persone. Perché dobbiamo venire a vedere quest'anno se siamo venuti l'anno scorso? Questa parte il percorso diverso, c'è un qualche cosa che connota? Troverete innanzitutto, come dicevano appunto, hanno anticipato i miei colleghi, che si vivrà il presepe in maniera molto più partecipe, tutti i visitatori saranno coinvolti in quella che è l'atmosfera del presepe, ritornando alla situazione originale e appunto facendo sì che i figuranti passino da un posto all'altro, verranno ancora più coinvolti in quella che è l'atmosfera natalizia del presepe. Vabbè, se qualcuno poi si trova lì, si trova bene, fategli fare qualcosa, non so. Sì, vabbè, sì. Badare una pecora, non lo so. Ci sono anche gli assaggi. Ci sono gli assaggi? Ci sono numerosi assaggi proprio molti mestieri, insomma, che hanno a che fare comunque con dalla piadina alle zuppe, insomma, offrono tutti un assaggio ai visitatori. Insomma, sì. Quindi non se ne va, è il caso di dire che non ve ne andrete a bocca asciutta. È vero? Poco ma sicuro. Poco ma sicuro. E neanche bocca vuota, perché dopo esatto. Quando sei lì, sai, una cosa tira l'altra, insomma, quindi insomma, è bello anche essere un po', insomma, non soltanto dei meri spettatori così, ma anche cercare qualche compenetrazione. Bene, allora io vorrei sapere da voi, insomma, come voi siete giovani, ci sono dei partecipanti, insomma, a questa rappresentazione del presidente che non ci sono qui, sono dietro alle quinte, che stanno guardando, che insomma sono lì, che però sono un po' l'anima storica, insomma, coloro che hanno fondato tutto questo. Vi danno dei consigli, vi seguono, come sono? Loro, essendo un gruppo, diciamo, unito, siamo tutti insieme. Noi diamo consigli magari più
all'avanguardia magari, mentre loro ci danno degli altri consigli a livello proprio pratico magari. C'è una cooperazione tra tutti noi. Un'interazione di idee. Sì, ed è per quello che ogni anno, essendoci magari persone nuove, si apportano novità, si ricercano cose diverse dal solito, insomma. Bene. Allora, Toretto Promotion vuole sposare questo progetto, ma penso che ci siano anche delle attività collaterali, insomma, immagino, a latere di questo presepe, che comunque è il fulcro centrale. Sì, beh, diciamo, noi come Toretto Promotion abbiamo, diciamo, siamo una piccola realtà che cerca di fare, diciamo, nella zona di Torrette di Fano, soprattutto nel periodo estivo, degli eventi e delle manifestazioni. Molto spesso, se non li realizziamo noi in prima persona, comunque aiutiamo magari dei privati che vogliono organizzare degli eventi. Tra gli eventi, diciamo, che negli anni abbiamo proposto e che, diciamo, noi abbiamo fatto magari o di prima persona o appoggiato con altri, abbiamo ad esempio, non so, c'è stato Motori al Mare, un raduno molto simpatico che poi proprio Fano TV mi sembra che sia stato. Esatto, siamo venuti a vedere. Esatto, siamo venuti a vedere, quindi con auto antiche, vespe, poi abbiamo fatto il giro panoramico. Ci sono altri eventi come la notte viola, che diciamo organizzata lo stesso sempre da alcuni privati. Quindi diciamo, cerchiamo nell'arco dell'estate di creare un qualcosina in più che possa, diciamo, animare la zona di Torrette. Siamo un'associazione di volontariato, quindi lo facciamo con le nostre forze, come possiamo. In alcuni casi abbiamo avuto anche aiuti da parte dell'amministrazione, che su alcune cose ci aiuta. Per cui, diciamo, noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Non siamo dei professionisti, e se le cose a volte riescono un po' meglio, a volte un po' peggio, però insomma la volontà e l'impegno è sempre tanto. Tanto, insomma. Per cui onore e merito, insomma, a voi, sì, che portate. Ripeto, siamo contenti, soprattutto se anche con un piccolo gesto possiamo aiutare, diciamo, queste rappresentazioni come ad esempio quella del presepe, per fare insomma un qualcosa in più. Bene, voi c'eravate da quando avete iniziato a far parte del gruppo, insomma, dei figuranti del presepe vivente di Torrette? Io personalmente dalla prima edizione. Dalla prima edizione? 11 anni. Facevi la sorella di Gesù Bambino, facevi praticamente. No. Dalla prima edizione, sì. Quindi te si fa tutte 11? Tutte. Fantastico. Cambiando ruoli, provando tutto. Sei un po' il jolly. Sì. Tu invece? L'anno scorso hai fatto il debutto. No, anche io dalla prima edizione, quando ancora era un'intuizione del gruppo giovani della comunità di Torrette Metauriglia. E poi dopo, appunto, abbiamo continuato la tradizione e sono arrivato, appunto, fino a oggi. 11 anni. Fino a oggi. Tu invece? Io sono arrivata successivamente, non proprio dalla prima edizione, però mi sono unita a questo gruppo giovani, esatto, e ho cominciato, ormai sono diversi anni, 3-4 anni sicuramente che partecipo, sì, al presepe, ed è sempre una grande gioia. Ebbene, insomma, lo aspettate anche come sì, momento. Un grande evento. Insomma, quindi l'avete vissuta sulla vostra pelle, sì, tutta l'evoluzione, sì, il cambiamento. Dalle scene all'ambientazione, all'aumento dei figuranti, perché poi l'intera comunità piano piano si è unita e quindi ognuno aveva un'idea, un mestiere da proporre, ed è cresciuto, insomma. Negli anni è una macchina che piano piano acquista pezzi nuovi. Poi immagino che sia, insomma, anche un discorso di affezione, sì, al proprio, sì, luogo, alle proprie cose, sì, no? Fare qualche cosa per il luogo dove... Per la propria comunità. Esatto. Quanti occhi e croce, così se lo possiamo dire, quanti spettatori sono venuti l'anno scorso? Beh, spettatori sono stati moltissimi, ne avevamo parlato anche sui giornali di noi, nel senso che era una folla che nemmeno ci se lo aspettava così tanto, sì, che nonostante magari anche il freddo, eccetera, continuano ad essere affezionati a questa manifestazione. Il tempo non vi ha voluto bene, mi sa, l'anno scorso, se non ricordo una male. Una pioggerellina tarda serata. Questo sì. Me lo ricordo, però veramente, se ci sono tante occasioni per vivere un'atmosfera natalizia, tanti momenti nella propria città, nel proprio luogo dove si abita, molti riferimenti, alberi nelle piazze, presepi nelle chiese, eccetera, però l'esperienza di vivere dal vivo qualche cosa che comunque è nella fantasia di tutti noi,
il presepe penso che sia l'espressione natalizia più italiana che c'è, e se c'è qualche cosa che è radicato nella nostra tradizione del Natale è il presepe, anche perché ce l'abbiamo quasi in tutte le case. Per cui viverlo dal vivo, come si dice, con quest'opera meritoria che fanno questi ragazzi, questo gruppo, perché insomma lavorano, questi non è che sono lì no, a passare il tempo, cioè, è chiaro che è un divertimento e un gusto, però vogliono regalarvi, vogliono donarvi un'oretta, un paio di ore di vera atmosfera del Natale, e devo dire che ci riescono molto bene, sono molto bravi, sono perfettamente calati nelle loro parti. Sono bravissimi sia i più giovani che anche i più, insomma, i più storici, diciamo così, e quindi è veramente una bella emozione. Passerete sicuramente un'ora e mezza di grande pathos, di grande empatia, perché ce la mettono tutta, c'è passione anche adesso nelle vostre parole, sì. Si vede che vi piace fare, e quindi insomma questo si trasmette anche nelle persone che poi vi vengono a vedere. Che si rende tutto un po' più credibile, sì, un po' più, sì. Insomma, vi calate nella parte. Tanto lavoro, tanta fatica per arrivare a questa giornata, a sabato prossimo, però insomma, poi alla fine si è ripagati, o no, immagino. Forse dal vedere molti visitatori, dal vedere che comunque la gente rimane contenta, e quindi è questo forse il compenso che più ti dà soddisfazione. E naturalmente poi tra di voi dopo parlate, insomma, oh, com'è andata, così facciamo un po' di backstage, cosa avviene nel pre e nel dopo presepe? Allora, cosa si può dire del backstage? Quando vi vestite, quando vi preparate? Guarda, all'inizio sicuramente c'è un po' l'emozione, un po' di pathos che da controllare. E nel dopo c'è un po' di stanchezza magari in un primo momento, ma c'è anche la voglia di andare subito a rimettersi gli abiti quotidiani per poi comunque andare magari a cenare insieme, comunque rivedersi dopo un pomeriggio comunque impegnativo, perlomeno importante. Però ecco, subito c'è la voglia, per davvero è un presepe tra amici, e quindi si vede sia da prima, sia nei momenti prima che nel dopo, appunto nella cena e nei pranzi successivi quindi c'è un bello spirito di gruppo, siete tutti molto coesi, è molto, insomma, molto bello. Ebbene, se volete quindi calarvi nel clima natalizio a pieno, andate sabato prossimo 26 e anche il 6 di gennaio a Torrette, dove vivrà questo magnifico presepe vivente. Grazie Cristian e grazie anche ai ragazzi, ai figuranti che prenderanno parte a questa rappresentazione. E chiudiamo qui questa puntata, questa ultima puntata di quest'anno di Dopocena, puntata che potete rivedere insieme alle altre andando sul nostro sito www.fannotv.it, nel quale poi in fondo alla pagina ci sono i bottoni dei vari programmi, cliccate su Dopocena, vi si apre tutta la lista e potete andarvi a rivedere tutte le puntate che volete. Vi do anche la nostra mail, dopocena@fannotv.it, con la quale potete entrare in contatto con noi. Bene, noi ci rivediamo l'anno prossimo, il 12 di gennaio, la prima puntata di Dopocena edizione 2016. Grazie per essere stati con noi fino ad oggi e averci seguito così tanto numerosi e affezionati. Arrivederci alle prossime, arrivederci all'anno prossimo e buon Natale a tutti voi.